World Individual Online Championship, nono turno, gioco con l'irlandese Des O'Reilly. Ok, si inizia. Inizia lui col 6-5, doppio 3, ottimo. Doppio 5, va in vantaggio in corsa, però la mia struttura è molto buona. Facciamo casa 5. Devo contenere il suo straggler. Doppio 5 anche per me. Potrei venire avanti, ma no, devo, diciamo che devo giocare il blitz. Questo potrebbe essere un double. Però no. 6-3. Chiamo 6-3. Cinque e quattro mi lascia un tiro indiretto. Sono indietro in corsa di 6, non è tantissimo. Colpisco. No, doppio 4. Fa casa 4, copre casa 2, due pedine sul bar. Per fortuna rientro con entrambe. Però questo è un double pass, 20 pip di vantaggio per lui. Troppo rischioso accettare questo cubo. Ok, ho pensato mezzo minuto, 1-0 per lui. Potrebbe fare la butterfly anchor. Qui siamo al limite del double, ma è presto. Colpisco, ottimo. Questo direi che è un double. Cinque, tre.
Io giocherei questa e questa. Se i tre si ancora sul 18, doppio 3, sono in vantaggio di 10, 3-1, ottimo per lui. 2 e 1. Doppio 2, altro tiro ottimo. Fa casa 4. Devo sperare di tirare un 1. 8-6 è sicuramente la migliore. Danzo. Copre casa 1. Danzo ancora. Si avvicina il double. Secondo me è ancora presto. Non è facile per lui portare avanti le pedine dal mio bar point. Però sicuramente ha 11 pedine in zona d'attacco, per cui rischio parecchio. Allora, direi 3 e 2. Doppio 5, disastroso, questo diventa rapidamente too good. Sì, direi che è assolutamente too good. Continua a danzare. Altro doppio 5. Devo sperare che non chiuda casa. Aia, 1-5, 2-5 sarebbe stato ottimo. Continuo a danzare, doppio 4. E qui con 5-1 si assicura sostanzialmente il gammon. Meno che non rientri subito. Niente, non rientro. Ho qualche speranza di salvare il gammon. Doppio 3, buono.
Doppio 3 per lui. Ok, Cinque 3, evito il gammon, 3-0 per lui. Ho pensato poco più di mezzo minuto. Ah, preferibile 13-11. 4-2. Questa e questa. Mi serve un 4. Il 4 arriva. Potrebbe essere anche fare casa 9. Casa 9 mi sembra preferibile. Due 1 non è un bel tiro. Facciamo casa 5, mi pento di non aver fatto l'ancora. Adesso sono in ritardo in corsa, lui potrebbe colpire alla casa più forte. Mi serve assolutamente un 5, altrimenti vado in difficoltà perché ho anche il blot. Tiro il 5. L'1 sollevo. Sì, troppo pericoloso. Danza, ottimo, è un double. Sì, ha parecchi blot, io cubo. Ho parecchi tiri che colpiscono la seconda pedina. Lui accetta. Ho no, gioco questa e questa. Rientra con 1, 4, 3. Devo colpire sul 2. Secondo me sì. Quattro due.
Come devo bloccare questa? Questa. Sei uno, potrei colpire sull'uno, no, giochiamo questa e questa. Doppio 6, ottimo, doppio 1. 1, 2, 3. Doppio 4, sei e 2, doppio 4. Cinque e uno. Ma allora direi che il gammon è sicuro se non vengo colpito, per cui lo chiamo così. Il backgammon mi sembra molto lontano. Quattro, tre. Se non tiro un 1 è gammon. Ho pensato 2 minuti e mezzo. Dovremmo andare sul 4-3 se non tira altri doppi. Ok, 4-3. Doppio 2. A casa 4 e casa 11. Servirebbe un 6. 5-3. Potrei fare casa 5, ma preferisco questa. E 2. Oppio 6. Fa casa 7 e casa 5. Grosso vantaggio in corsa, ottima struttura, prime da 5. Sono in grossa difficoltà. 6-3, qui devo scappare. Il ritardo è di 12 più 12, 24. Devo cercare di contenere la sua pedina.
il suo Straggler, può sperare di fare casa 5 o casa 7 o casa 4. Qui adesso l'ottimo sarebbe casa 4 in testa. Ok, casa 5. Adesso mi serve casa 7 o casa 4. Potrebbe essere casa 3. Preferisco questa. No, 6-5. Questo è un double pass. Sono 21 pip di ritardo, nessuna possibilità, drop, 4 pari, ho pensato quasi 3 minuti. Sei cinque si ancora sul mio bar point, però ho la possibilità di un tiro diretto. 5, ok, 5 e facciamo casa 11. Mi ricolpisce, doppio 4, ottimo. Potrei fare casa 2 o colpire sul 9. E sul 2 preferisco. Aia, mi ricolpisce. Si ancora, però ho una buona struttura, vantaggio in corsa, 11 pip di vantaggio. Io giocherei 4 e 1. Devo cercare di giocare un po' più veloce. 4-3. Sei due, potrei scappare.
Mi sembra una buona occasione. Potrebbe fare casa in testa, ma lascia il blot sul 2, un altro blot sul bar point, un altro blot sul 13, quindi probabilmente deve giocare 13-8. Al che spero di tirare un 5 o un 6. No, può giocare anche questa. Colpisco. Questo potrebbe essere un double. Forse è presto. 4. Devo colpire sul 3. No, giochiamo questa. Aia, si ancora. Questo è obbligato. Il 5 lo giochiamo così. Colpisce, ma non so se gli convenga colpire. Al suo posto probabilmente non colpirei. Questo potrebbe essere un double, però con la sua doppia ancora preferisco evitare. Come deve giocare 23-18. Colpisco, faccio casa 10. Boh, io colpisco. Danza. Questo potrebbe essere un double, perché lui non ha casa. Non è detto che riesca a costruirla. Secondo me ci sta il double. Ho già pensato 5 minuti, sono tanti. Sei e uno. Aia, doppio 1, rientra subito e fa casa 5. Questa non è una bella notizia. Allora, il 6 devo giocarlo così e il 4 così.
In questo game rischio di consumare molto tempo. 4-3. Allora io gioco questa e questa. Colpisce. Colpirei dal 23. Danzo. Questa non ci voleva. Uno e due. Sei uno, veniamo avanti. Deve slottare sul 4. Doppio 3. Allora, questa è sicuramente importante. E poi giochiamo questa. Qui secondo me deve uscire dal 18. Doppio 4. Allora. Io gioco questa. E questa. Oppure. Sì. Ottimo, doppio 2. Uno, due. Qui. Non voglio lasciare rischiare di lasciare il double shot, giochiamo questa. Dodici, sei, sette, quattro. Sta facendo una casa importante. Sei, due. Il sei non lo posso tirare, mi rimane il due. Non è piacevole. Qui tiri buoni sono 3, 4 e 5.
4-1, lo giochiamo ancora safe. No, preferisco giocare questa. No, questa. Mi è andata bene. Doppio 5, aia! Devo tirare subito un 3. L'1 però non è comodo. 2, 6 è ottimo. Danza. 4, potrei colpire sul 3, sull'1. Secondo me devo colpire sull'1. Uno è sicuramente questa, e due, sì, devo espormi al 5-6. Qui non riesco a tirare il 6, non lo posso giocare. Devo giocare un 2, devo giocarlo così. No, mi colpisce, maledizione. Esco. Meno di 6 minuti. Giocherei 22-17. Quindi serve un 7, doppio 3. 1, 2, 3 e 4. No, mi colpisce ancora. Danzo. Continuo a danzare, maledizione. Per fortuna ha quattro case, quattro pedine sulla casa 1 che gli rendono molto difficile sbarrarmi la strada, mi colpisce ancora. Devo tirare un 5 o un 6. Devo sperare di colpire. 5-2 è ottimo. Colpisco. Danza. 5-3. Danza ancora. 6-2. E 1. Devo sperare che rientri. Io gli a doppio 5. Potrebbe evitare il gammon. Ma parecchi crossover, di cui qualcuno lungo. Dovrei essere favorito per il gammon. Dai, doppio 3.
Gammon, vado sull'8-4, ho meno di 6 minuti. Uno fa casa 5, mi serve il 6, niente 6. Questo potrebbe essere un double anche in considerazione del punteggio, però direi che è un take. 4-1 colpisce entrambe le pedine. Per fortuna non lo fa. 1, 2 e direi 3-4. Doppio 1, direi che devo colpire. 5-4 mi colpisce, accidenti, però mi ancoro sul butterfly anchor. È in vantaggio in corsa. Qui potrebbe, ecco, tentare di scappare, mi serve un 6 o un 4. Quattro uno, direi che devo giocare questa e questa. No, 6-5, altro 6-5. Sono indietro in corsa di 20. Quattro uno, chiamo questa. Cinque due mi lascia solo il doppio quattro. Deve scendere dal 13. Doppio uno. Sei cinque non è un bel tiro, deve lasciarmi un blot. Mi serve il 6, niente 6, accidenti. Ha una struttura abbastanza rigida. Ecco, sperare che tiri un 5. Tre, due è ottimo per lui. Quattro tre, secondo me devo scappare. Oppure posso aspettare, ma il ritardo in corsa è notevolissimo, però vabbè, scappiamo.
Ma giocherei dal 6. Niente doppio 6 o doppio 5. Adesso devo scappare. Andiamo 8-6. Otto, sei, ho 5 minuti e mezzo. Tre, due. Quattro, uno, fa il punto 5. 5-4 non è un bel tiro. Qui devo colpire. Mi colpisce, maledizione. Devo sperare di ancorarmi. Niente, tiro un 5. Devo giocarlo così. 4-1.1 e 4. Duplichiamo il 4, questo è già un double pass. Five away, six away, 5 minuti. Quattro, tre. Potrei provare a scappare o colpire due pedine. Io provo a scappare. Doppio tre per lui. Recupera tutto il vantaggio in corsa, tutto lo svantaggio in corsa. E ha un'ottima struttura. Io devo cercare di portare in salvo il mio straggler. Occhiamo questa. No, tira il 6, accidenti. Però ho la possibilità di colpire. Colpisco. Provo a scappare. Mi ricolpisce. Ottimo, provo ancora a scappare. Questa volta non mi colpisce. Ho un ottimo vantaggio in corsa. Mi sembra però presto per cubare. Devo prima almeno mettere in salvo la pedina. Adesso sì, adesso è un double.
Ok, 4-Away, 6-Away, 5 minuti, un po' di meno. Devo sperare di colpire. Ottimo. Mi ricolpisce. Quattro e uno, devo colpire. Maledizione, colpisce due pedine. Però riesco ad ancorarmi. Ho meno di 5 minuti, devo giocare abbastanza veloce. 6-4, colpisco. Conviene colpire da qua. Non ricolpisce, ottimo. Sono parecchio in ritardo, ma comunque una bella ancora. Doppio 2, non è male. Quattro uno, non è un gran tiro per lui. Quattro due, potrei colpirne due. Sì, colpiamo due pedine. Sperando che non tiri un 3, tira doppio 3, maledizione. Sono molto in ritardo in corsa. Però questo secondo me è un take. No, doppio 2. Qui rischio il gammon. Forse avrei dovuto passare. Devo sperare di rientrare subito. Questa seconda ancora mi aiuta. Ok, doppio 4. Però non è facile. Secondo me devo giocare questa. Ecco, colpire. No, colpisce due pedine ancora. Qui devo assolutamente evitare il gammon. Uno, tre.
Mi serve un 5, no, 4-2. 4-2 è un brutto tiro. Chiamo questa. Mi tira il 2, accidenti. Riesco a rientrare subito e devo uscire. Colpisce ancora. Ok, minuti. 4 e 1. Qui devo fare casa 5, ma soprattutto uscire con le pedine. Doppio 5 è ottimo. Doppio 5 per lui, è buono anche per lui. Fa casa 2 e gioca 8-3. Cinque, tre, quattro, due mi va molto bene. Sei, quattro, tre, due è ottimo per lui. Quattro, tre. Qui devo sperare di colpire, altrimenti non posso evitare il gammon. Doppio 5. 1, 2, 3, 4. No, 4 è questo. Doppio 6, 1, 2, 3 e 4. Si scopre. Ah no, il 4 non lo può giocare, maledizione. Questa volta si scopre e tiro il 4, ottimo, tira però un doppio 2, devo sperare che non tiri il 6, tira il 6, non è possibile, doppio 6 per me, ma non è granché, 1, 2. Direi 3, 4. 5-3 mi colpisce, però ho possibilità di colpire. Non colpisco. Doppio 6. Potrei forse evitare il gammon. No, doppio 6 anche per lui. 4 e 2.
e abbiamo evitato il gammon. 9 pari, 4 away, 4 away, 3 minuti e mezzo. Colpisce sul 5, mi serve un 5, niente. Quattro, due. No, colpisce ancora. Questo è un double pass, chiarissimo. Three away, four away, ho 3 minuti e mezzo. A casa 4 6 3 andiamo a scappare, mi colpisce, e 6 si ancora e fa casa 11. Tre e sei. Mi minuti e mezzo. Sono in ritardo in corsa, ma lui ha una struttura molto rigida. Cinque quattro non è un bel tiro. Cinque. Quattro. Doppio 5 per lui, 3 minuti soli, ho perso mezzo minuto su questa mossa. Doppio 2, 1, 2, 3, 4. Doppio 6 per lui. Ma casa 2 e casa 7, brutta situazione, veramente. Colpisco. Rientra col 4 e colpisce sul 3. Devo tirare un 3. Tiro il 3 e il 4. Devo colpire la seconda pedina. No, giochiamo questa. Doppio 4 per lui. Due, uno. Due e uno. Secondo me deve colpire, devo sperare di tirare un 3. Niente, danzo. Questo potrebbe essere un double.
Secondo me qui devo passare, troppo rischioso. Two away, four away. Qui potrei anche cubare, ma aspettiamo ancora. 5-4. Qui devo sicuramente colpire. Mi colpisce, accidenti. Quattro e uno. No, secondo me devo colpire ancora. Doppio 5, 2 minuti e mezzo. Tre uno, tre due, tre uno. Io gioco questa. Questo è un double. Sono in ritardo in corsa, ma è molto rischioso per lui. Potrei anche fare casa 2. Sì. 2-1, devo colpire. Doppio 1. Io faccio la quarta casa. Qui devo andare dritto per il gammon. Il 6 probabilmente deve giocare 9-3. 4-1, tiro schifoso. Fa casa 10. Però io devo tirare un 7 o un 8. Niente, 3-2. 6-4. Può provare a scappare, ma lascia i 5 e i 2. Anche questa è molto rischiosa. 4-1, colpisco. Danza, ottimo. Colpisco ancora. E vengo avanti. Anzi, vengo qui. 6-5. Aia, rientra, doppio 6, 1, direi 4, un minuto e 55. 5 e 4. Potrei fare casa 4.
però è rischioso. Abbiamo questa. Sperando che non tiri un 6. Doppio 4. Qui le possibilità di gammon sono intorno al 30%. Doppio 4 ancora. Pessimo tiro. Due, tre, tolgo la seconda pedina, sì, mi colpisce, maledizione, e chiude casa 5, no. Direi che è finita. Dovrei tirare subito un 1 e un 6. Si riapre qualche tenue speranza. Dovrei uscire e colpire. Quindi 6-6 sarebbe eccezionale. 6 e 1. Mi colpisce. Chiude casa 6, quindi prime da 6. Questa è proprio la fine. Adesso il doppio 1, ma serve a poco. Uno colpisce. Bah. 2-1. Adesso si decide a colpire. Le possibilità di vittoria sono sotto il 3%. Un minuto e mezzo. No, però non direi sotto il 3%, perché potrebbe tirare qualche dado particolarmente sfortunato, tipo il 5-5 qui. Il 6-3 invece è ottimo per lui. No, ho avuto la possibilità, non ho colpito. E vabbè, è la fine. Cinque, 34. Vabbè,